Guardate che bello! Ho trovato il libro della buonanotte di Lupetto. Ma è ancora giorno! No, no! È diventato buio! Prepariamoci a fare la nanna con Lupetto! Tutte le sere, prima di andare a dormire, Lupetto riordina i giochi. Bravo Lupetto! Solo Dudù può restare con lui. Ed ecco qui Lupetto che prende tutti i suoi giocattoli per riporli nel baule. Ed ecco qui il baule che si riempie. Guardate quanti bei giochini che ha il nostro amico Lupetto! Nel baule robottino, dice Lupetto, è venuto il momento di fare la nanna! Ed è più bello fare la nanna in una stanza tutta ordinata! Lupetto si infila il pigiama. Oggi ho messo il pigiama da super lupo e a te, Dudu, il pigiama a pois. Come siete belli! Sorride la mamma. Eh sì, bimbi, guardate quanto è grazioso Dudu col pigiama a pois. Guardiamo un po', questo è un armadio e si può aprire. Wow! Quanti bei vestiti che ha il nostro amico Lupetto! E ci sono anche due piccoli intrusi, un topino e un ragnetto. Andiamo avanti. In bagno Lupetto si lava i denti, mette il dentifricio sullo spazzolino. E sfrega, sfrega, delicatamente, ma a lungo. Faccio la guerra alla carie, dice Lupetto. Bravo, si complimenta il papà. E ora a letto. Eh sì, bambini, è tanto importante lavare i dentini prima di andare a fare la nanna. Aiutiamo Lupetto, sfriscio, 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 sfriscio e sfriscio. Al momento di addormentarsi, oh no, Lupetto non trova più Dudù. Dove è andato? Si preoccupa Lupetto. Quel piccolo birbante adora nascondersi, dice la mamma. Cerchiamolo un po' con Lupetto, bimbi. Allora, vediamo un po' dietro questa palla. No, qui c'è un topino. Ciao, topino. Non cerchiamo te. Vediamo dietro questo cuscino. Oh, no, qui c'è un piccolo Lupetto peluche con un furgoncino giocattolo. Sarà dietro questo simpatico orsetto? No, qui c'è un paio di calzini. Beh, che dite? Ci rimane solo dentro questo baule. Guardiamo un po'. Eccolo qui, Dudu, con il suo bellissimo pigiama pois. Presto! Vai subito da Lupetto, dovete fare la nanna. È l'ora della storia. Lupetto si infila nel letto, tenendo stretto Dudù. Cosa vuoi leggere stasera? Chiede il papà. La storia del robot che non vuole fare la nanna, risponde Lupetto. È la mia preferita! Lo so, ride il papà. Ed ecco qui il libro preferito di Lupetto. Robottino non vuole fare la nanna.
Wow, guardate quante belle illustrazioni! Ci credo che è il suo preferito. Guardate com'è bello il lettino di Lupetto. Ha anche un cuscino morbido, 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 a pua, come il pigiamino di Dudù. Lupetto sbadiglia, è stanco. Baci e abbracci, dice. La mamma e il papà abbracciano Lupetto, senza dimenticare Dudù. Poi escono dalla camera in punta di piedi. Dormi bene, mio lupacchiotto, dice il papà. Sogni d'oro, aggiunge la mamma. E noi bimbi rimbocchiamo le coperte al nostro amico Lupetto. Ecco qui, così fai la nanna al calduccio. Dolcemente gli occhi di Lupetto si chiudono. Buonanotte, Dudù, mormora Lupetto. Buonanotte, risponde Dudù. Ma Lupetto non lo sente più, si è già addormentato. Quindi, bimbi, possiamo spegnere la lucina e dare anche noi la buonanotte a Lupetto e a Dudù. E io do la buonanotte a tutti voi bambini. Ciao ciao! Vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Alla prossima!